Stamani abbiamo il piacere di presentare gli ultimi acquisti dello Spezia, 5 giocatori importanti. Uno è un graditissimo ritorno, che è Nico Datkovic, che con noi ha già condiviso questa esperienza importante, quindi il piccolo lo conosce, altri lo conoscono da avversari. Credo che, come ha detto prima il direttore sportivo, siano stati presi giocatori importanti, soprattutto funzionali al tipo di calcio che vuol fare lo Spezia quest'anno. Allora, Nico lo conoscete, è stato qua 2 anni, viene allo Spezia a titolo definitivo. Per noi non solo è un giocatore importante, ma una persona che ha dato tanto allo Spezia anche dal punto di vista umano quando è stato qui. Crediamo fortemente in lui, tant'è che ha un contratto di 3 anni, quindi per noi è una risorsa importante. Pablo Granocce non ha bisogno di presentazioni, lo abbiamo anche subito come avversario tante volte, crediamo che sia il giocatore giusto soprattutto per una piazza come Spezia, abbiamo grande fiducia in lui, sapete che è il giocatore straniero, credo che lo sappiate meglio voi di me, che ha fatto più gol in assoluto in Serie B, quindi non ha bisogno di presentazioni particolari. A Spezia hanno cominciato a dire tutti è un tipo da picco, questo vuol dire che il picco è uno stadio che conoscete da avversari, tutti, avete giocato tutti qui, sapete cosa significhi l'espressione un tipo da picco. E lui è uruguaiano, come Jaime, uruguaiano, quindi terra di grandi calciatori, come diceva Gianni Brera. Quindi, Jaime, vedo ancora la traversa tremare al picco, non so se vi ricordate quando è entrato in campo l'anno scorso, il tiro da 30 metri che ha fatto, trema ancora la traversa adesso. È un ragazzo di grande talento, è della Fiorentina, è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, la Fiorentina crede molto in lui, ha investito in maniera importante in lui, ha già giocato, nonostante sia giovanissimo, a 21 anni, nella Serie A uruguaiana, e poi ha giocato nella Fiorentina, è un grande talento in cui crediamo moltissimo, così come Alessandro De Iola. Ieri siamo andati a fare la trattativa col direttore Micheli e col direttore Fusco negli uffici del presidente del Cagliari, che oltre ad essere una grandissima persona è anche un amico, Tommaso Giulini, c'era il direttore Capozzucca. Ecco, io sono rimasto impressionato da parole di elogio e di stima e di affetto del presidente nei confronti di Alessandro, che ha dimostrato l'anno scorso, nonostante la giovanissima età, anche lui è un 95, di essere un giocatore di grande personalità, di grande forza, di grande tecnica. L'anno scorso ha giocato molte partite in Serie B, ha fatto anche 2 gol, vero, l'anno scorso. Ha fatto la gol all'esordio, in assoluto, se non sbaglio, ha fatto la prima partita con Crotone, ha subito fatto esordito e ha fatto gol subito, ha fatto esordio in Serie B e gol. È un ragazzo di grande potenzialità, grande prospettiva, abbiamo anche per lui una formula di prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Invece su Franco abbiamo fatto noi un'operazione, nel senso che è qua a titolo definitivo. Franco Signorelli lo abbiamo tutti ammirato in quel centrocampo dell'Empoli che sembrava un macchinario ad orologeria, tanto giocavate bene. Lui è un centrocampista di grandissima qualità, voluto appositamente dal direttore sportivo e dal mister, viene qua a titolo definitivo, con un contratto biennale, noi siamo convinti che starà qua a lungo, è un ragazzo giovane. Anche lui, anche se il nome è più italiano degli italiani, ma lui è nato in Venezuela, come sapete, e quindi ha il doppio passaporto. Quindi abbiamo una colonia di sudamericani che sapete bene che hanno argentini, un brasiliano, 2 argentini, uruguaiani, Venezuela. Sì, vabbè, ma sapete che i brasiliani hanno quel temperamento, i sudamericani hanno quel temperamento che secondo me è proprio adatto a questa città, a questa squadra. Noi siamo convinti che questo sia anche un qualcosa in più che porteranno di contributo. Sono giocatori importanti, ma sono giocatori soprattutto, come ho detto prima e come ha ripetuto il direttore sportivo prima in conferenza stampa, voluti dall'allenatore, voluti dal direttore sportivo, funzionali a un progetto
e siamo convinti che faranno non solo bene, ma che faranno loro personalmente, ma che daranno un contributo importante allo Spezia Calcio. Adesso sono a vostra disposizione per tutte le domande. Voglio ringraziare tutti, sono contentissimo che sono venuto qua un'altra volta perché qua mi sento come a casa, anche posso dire che è la mia seconda casa. Ecco, quello che mi ha raccontato il direttore sportivo, il direttore di allenatore di tutto il gruppo dei ragazzi e tutta la verità, siamo un buon gruppo. Ho già allenato 2 giorni e posso dire che io penso che possiamo fare tante cose, tante belle cose per Spezia, per la società, per tutti i tifosi e per noi. Buongiorno a tutti, ci siamo già salutati prima. No, io ci tengo a ringraziare il direttore e il presidente per questa fiducia. Ci è voluto poco tempo, diciamo, per trovare l'accordo, quindi questo vuol dire quanto lo Spezia significa per chi è fuori. Si capisce da fuori che è una società ambiziosa e questo mi ha spinto ad accettare subito questa nuova avventura. Spero di ripagare sul campo e speriamo quest'anno si possano raggiungere traguardi importanti. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio il Presidente e il Direttore che mi hanno voluto qua, e per me è un'avventura importantissima e non ci ho messo niente a dire di sì a questo progetto, a questa società, perché innanzitutto sappiamo bene cosa è la Spezia e niente, sono a disposizione con tanta voglia di dimostrare e ripagare questa fiducia e credo che il gruppo è molto bello, importante. Già ieri ho avuto la possibilità di parlare, di essere con loro in campo, vedo una buona squadra, quindi credo che se facciamo le cose giuste come vuole l'allenatore possiamo raggiungere obiettivi importanti e niente, possiamo divertirci alla grande. Buonasera a tutti, cioè buongiorno anzi. Sono contento di essere qui e della fiducia che mi è stata data dalla società. Sono venuto qua per migliorarmi, per aiutare questa società che ho visto l'anno scorso ed è una grandissima squadra, una grandissima società, e sono venuto qua per aiutare a raggiungere gli obiettivi che questa squadra possa e questa società vuole ottenere. Quindi mi aspetto fiducia e cercherò di ripagarla al meglio. Buongiorno, ringraziare anche l'attività per essere qui. Spero che una piazza importante che vuole grande cosa e io penso, credo che posso migliorare tanto qua, anche imparare tanto e crescere in tutti i sensi. Io volevo iniziare da Nico, visto che è l'unico che conosciamo bene. Ti volevo chiedere che cosa è successo con Rijeka, perché tu eri un po' figlio loro, cioè sei un po' nato in quella società, poi hai avuto questa opportunità degli ERT con la Scozia, poi qualcosa in Polonia. Poi c'è stata questa esperienza a Lugano e sei tornato lì e da fuori si dava per scontato che saresti rientrato un po' nei piani di Keck, perché un giocatore delle tue caratteristiche, della tua età, diciamo anche a livello europeo, non è che ce ne sono tantissimi. Poi cosa è successo? Io preferisco parlare solo dello Spezia e dei nostri obiettivi. Quello che è successo prima voglio mettere in passato. Voglio ringraziare tutti per il sforzo e anche il mio, come dice,
La prima cosa che volevo è tornare qua, perché qua ho una buona sensazione dal passato. Volevo una domanda, intanto benvenuto ancora amico, a Granoce. Tu hai giocato spesso e volentieri contro questa squadra, no? Col Cesena, col Modena, eccetera. Sei insieme a Nenè, siete i due giocatori più esperti che dovreste garantire qualità, quantità di gol e anche far crescere i più giovani. Ti senti giovane da questo punto di vista in una piazza che sai benissimo che è ambiziosa? Beh sì, credo che il primo obiettivo sarà quello di cercare di dare a questa squadra quello che manca. Poi sì, sia con Nenè sia con gli altri compagni, che comunque non c'è solo Nenè e Granoce in questa squadra, ho visto della grande qualità e quindi io voglio solo mettermi a disposizione del mister di questa squadra e poi vedere come sarà, quello lo deciderà tutto il mister, chi con chi, ma l'importante è cercare di mettere dentro tanta voglia e l'esperienza che uno ha in questa categoria. Io invece una domanda per Baez, perché lui conosce già la B, avendola fatta, ma la conosce anche quest'anno, perché quando era con la Fiorentina hai già giocato contro Trapani e contro Cesena, eri proprio in campo. E quindi, cioè, pensi che lo Spezia, quel poco che hai visto che appunto è, sia una squadra, diciamo, completa, a maggior ragione con i nuovi acquisti? Sì, io credo che sì, perché io mi ho allenato in questi giorni con la squadra, penso che c'è tanti giocatori di grande qualità, anche c'è un bel gruppo che vuole grandi cose, quello credo che è lo più importante di tutto e possiamo fare grandi cose qua. Torno da Nico, ci racconti un po' com'è passare da Bielica a Zeman, insomma, a livello umano, non solo tecnico. Una bella scuola, immagino. A livello umano, io ho un rapporto molto buono con tutti e due. Posso dire che ho imparato tante cose da tutti e due. Sono felice che avevo l'opportunità di lavorare con tutti e due. Adesso, visto che Bielica ha firmato per Lech Poznan, sono molto contento anche per lui e la voglio tanta fortuna in futuro. Io invece volevo andare un attimo dal ragazzo De Iola per chiedergli, comunque, al di là di tutto, come ci sta a passare dall'aver conquistato la Serie A a tornare in Serie B, a mettersi in mostra. È chiaramente un passo della tua carriera, un passo che però può essere significativo proprio perché magari puoi avere più spazio. L'anno scorso abbiamo fatto un campionato di Serie B col Cagliari vincendolo, ma comunque sia ho capito che la Serie B è un campionato molto molto difficile. Sono venuto qua per mettermi in gioco e per continuare nella mia crescita per il mio futuro. Signorelli, un po' la domanda è la solita, insomma, tu hai già giocato in Serie A, in Serie B, conosci questa categoria, sai che cosa bisogna fare per ottenere quei risultati, come ti senti quindi a disposizione, come pensi di essere utile? Io credo che
questo campionato è molto difficile. E secondo me la ricetta giusta è avere un bel gruppo, e questo c'è di già. E lottare ogni partita, non darla per scontata a nessuna, e andare partita per partita. Credo che questo è il segreto di questo campionato, è dare il massimo in campo, lottare sempre, e sicuramente i risultati arriveranno, perché siamo tutti forti, siamo tutti bravi, e ci possiamo divertire, come ho già detto. Posso leggere un intervento? No, io apro una parentesi veloce e poi la chiudo. La cosa che ovviamente mi è piaciuta di tutti questi cinque ragazzi è che, credetemi, non c'è stato, di fatto non c'è stata mai trattativa né economica né non abbiamo dovuto convincere nessuno di tutti e cinque. La cosa bella è questa qui, che probabilmente quello che tramandiamo fuori viene più apprezzato fuori che all'interno della nostra realtà. Voglio dire, l'appeal che ha lo Spezia oggi nel panorama calcistico italiano è una cosa importante. Cito l'esempio di Pablo, ma potrei dire anche quello di Alessandro. Alessandro non è riuscito a prendere l'aereo ieri sera, ovviamente vivendo su un'isola, e quindi come mezzo di trasporto o prendeva l'aereo o prendeva la nave, però ci hanno messo veramente un quarto d'ora a dire prendo la roba e vengo via, così come Pablo gli abbiamo chiesto guarda vieni a Milano a firmare i documenti, e lui ha detto no, mandami qualcuno in autostrada che voglio andare a fare l'allenamento. Io credo che lo Spezia si debba cibare di questo tipo di calciatori e non di gente che ha poca voglia di stare all'interno della nostra realtà, bravi o meno bravi che siano. Questi sono i calciatori che vogliamo, anzi, gli uomini che vogliamo.